Gli ingredienti sono molto semplici. Utilizzo 500 g di farina, in questo caso ho fatto un mix, ho messo farina di tipo 1, farina di tipo 0 e farina integrale, semplicemente perché erano le ultime rimaste in casa. Poi 200 g di acqua, 150 g di licoli rinfrescato, 20 g di olio e 5 g di sale. Per prima cosa aggiungo la farina. E do un'azionata al gancio per fare in modo che le farine si mescolino. A questo punto accendo e verso l'acqua. Il lievito Adesso che sta prendendo man mano corpo, aggiungo l'olio, però non tutto insieme. Come vedete, aggiungendo l'olio l'impasto si è praticamente diviso rispetto al fondo, quindi cosa faccio? Con un cucchiaio, quello che ho utilizzato per pesare il licoli, stacco tutto l'impasto dal gancio . Vado a staccare anche l'impasto sul fondo e giro semplicemente l'impasto sotto sopra, in modo tale che adesso il gancio riesca a prendere tutto quanto l'impasto e riesca a lavorare bene per raggiungere comunque la formazione della maglia glutinica. A questo punto, non so se vedete, soprattutto se mi sentite, sotto l'olio è stato assorbito dall'impasto, quindi aggiungo la restante parte. Stesso discorso, se si staccano i due impasti, fermo la macchina, stacco dal gancio e da sotto e rigiro l'impasto sotto sopra. Thank you.
ultimo aggiungo il sale. Spero mi riusciate a sentire, l'impasto è pronto perché si è staccato da tutta la ciotola, anche dal sotto. A questo punto lo stacco dalla ciotola. E comunque è molto idratato, quindi è normale che sia abbastanza appiccicoso. Ho messo un velo di farina sul piano. Adesso molto semplicemente faccio delle pieghe, scusate Greta, per lascio lievitare coperto più o meno 3 ore, 3-4 ore.